Sono Radio Taos, Friuli Venezia Giulia, siamo una radio emergente. Ehi, buonasera, buonasera. Ma non conosci questo qua? Ma certo, questo qua si chiama Enzo Miccio, ciao tesoro. Cesira! Cesira! Sono qui, ti aspetto in macchina! Secondo step a Sanremo, ma va bene tutto, va bene le canzoni, va bene la gara canora, va bene tutto quello che ruota, ma noi Radio Tausia, radio alternativa fuori dall'ordinario, oggi andremo a chiedere alle persone cose perfettamente inutili, perché nella vita c'è anche l'inutile, ricordatevelo. Quando le chiedono pasta lunga o pasta corta, che famo? Ce la mangiamo? Questa mi ha spiazzato, questa qua mi spacca, ecco. Bravissima, io non saprei, avrei risposto pasta lunga certe volte, invece la mangiamo. Due domande al volo. Una domanda sola. Non... Allora, 74esima edizione Festival di Sanremo, tante novità, tanti emergenti. Una domanda al volo. Non... Ok, grazie intanto. Ciao. Cosa promuovete, se posso chiedere? Non si fa pubblicità, per donna o per uomo? Per entrambi. Io potrei essere un cliente? Esattamente, sì, potrebbe essere. A meno che non sia uno shampoo. Vi aspettiamo, che aspettiamo? Cesira, è Cesira? Sì. È arrivata anche quest'anno Cesira da Paularo. Ma una domanda così, tra le righe, prima di andare a dormire, siamo Mediaset o Rai? Cosa guardiamo? Rai. Era scontata, perché a Sanremo qua comanda la Rai, e Sanremo è la Rai. Grazie. Abbiamo qualche domanda importante da fare alla signora? La sera prima di andare a dormire, l'ultimo programma che guardiamo è Mediaset o è Rai? Rai. È domanda inutile a una italiana vera. Come Toto, 74esima edizione Festival di Sanremo, molti emergenti, molti nomi nuovi, molti... Quando però noi alla sera andiamo a dormire, l'ultimo programma che guardiamo è Mediaset o è Rai? Io solo Mediaset. Eccola! L'abbiamo trovata! Orgoglio, l'importante è avere una personalità così. Perché qua rispondono tutti i Rai, perché hanno paura che... Hanno paura. Però noi siamo gente libera, Radio Tausia, grazie. Chi aspettano secondo voi? Non lo so, ragazzi. Aspetta. Chi aspetta? Ma chi aspettiamo? Cesira? Aspettiamo Cesira da Paularo? Io aspetto di andare a casa perché credi. I Negramaro da ma sono parenti di Cesira? Sono parenti di... Sai chi è Cesira tu? No. Non so. Negramaro quindi. Non sanno chi è Cesira, ma Negramaro sì. Festival di Sanremo, aspettative, nuovi personaggi, altri celebrati. Una domanda. Sofficini o bastoncini? Sofficini. Sofficini anch'io. Sofficini vince, bastoncini perde, ricordatevelo. Grazie ragazzi. Siamo qua tra amici, no? Però è bello sentire anche l'umore del popolo. Allora, grandi aspettative, grande show, grande kermesse appunto. Quando siamo sotto le coperte, c'è il bonus puzzetta o non c'è? C'è. Ma tu, secondo te, lei te lo dà? Glielo dà il bonus puzzetta? Quindi sei un uomo felice, sostanzialmente. Certo. Quindi l'uomo che fa il bonus puzzetta è felice, ricordatevelo. Aspettiamo Cesira? Chi è Cesira? Cesira. Tu conosci Cesira? No. Ok, scusate, allora ho sbagliato. Scusa. Aspetta che mi arriva... Ah, sì, allora. Si parla tanto di glamour. Si parla tanto di outfit. Ok, parliamo di infit. La mutanda, lo slip maschile, è tramontato in favore del boxer o c'è speranza anche per la mutanda detta slip, anche se sono questi adipi un po' prosperosi? Guarda, sinceramente io sono una tipa, cioè proprio
liberale, cioè proprio vai, ognuno si veste come vuole, eccetera. Basta, cioè soprattutto lo slip e la mutanda non faccio differenza, ma basta che al mare no costumi a mutandina, per favore. Al mare no costumi a mutandina. Allora l'hashtag di quest'estate è al mare no costumi a mutandina. Al mare no costumi a mutandina, se no andate a vergognarvi. Ma aspettiamo Cesira, aspettiamo Cesira. Chi è Cesira? Ma non conoscete Cesira? È annunciata stasera qua, Cesira da Paularo. No, non conoscete. Qualcuno sa chi è Cesira? Abbiamo perso una signora che si chiama Cesira. Chi la trovasse, non dategli da bere, datele da bere, perché diventa pericolosa. Solo acqua, solo acqua. Analcolici, per favore, tutti analcolici, Grazie, cari, grazie, grazie. Ragazzi, scusate, passa qua il 12 barrato? Il 12 barrato, quello che va a 20 miglia? Si segga qua con noi, ci fa compagnia. Ma c'è sia il 12 semplice che sbarrato, ma da destra verso sinistra in basso, non da sinistra verso destra. Ma è complicato prendere l'autobus qua? Qua non si preoccupi, la guido io. Ma io preferirei sedermi lì. Ma lascia stare che sono minorenne. Non fare... Siete minorenni? No. Siete maggiorenni? Questo è tutto fa show in questo posto qua, tutto fa show. Qua non ci muoviamo ragazzi, siamo imbottigliati. Allora, aiuto. Cesira! Cesira! Sono qui! Ti aspetto in macchina! Cesira, l'avete vista? Sì, è passata poco fa. Ah, ha salutato almeno perché... Molto gentile è stata. Perché era un po' emozionata. Era alterata magari, perché c'è troppa gente. Il secondo step di Radio Tausia a Sanremo finisce qua. Una radio che non ha avuto paura di fare domande scomode e la gente ha risposto in maniera efficace. Alla prossima. Ciao. Sta abbiato lui in Costiera Amalfitana. Hai scelto la location giusta. Qua è un delirio, guarda. È un cesso. Non vale la pena. Stai a casa. Gente saggia, Dio l'aiuta.